Buonasera, intanto grazie di essere qui. Nel frattempo comincio a parlare. Integral Solutions è un progetto di natura prettamente imprenditoriale, quindi una cosiddetta startup nata all'interno dell'associazione Alunni Matematica, come appunto anche un primo esempio di come Alunni Matematica può diventare in qualche senso un incubatore di idee imprenditoriali di startup. Partiamo dalla matematica. Perché la matematica? La matematica è spesso vista come una fonte di problemi. Ho fatto una ricerca su Google e le prime immagini sono queste, più o meno. La mani e gente terrorizzata, i mostri. Ma in realtà quello per cui siamo nati per trovare le soluzioni ai problemi. Quindi noi ci focalizziamo sulle soluzioni ai problemi. Che cosa facciamo? Siamo più o meno degli inventori, ci divertiamo, no? Ma a me piace simpaticamente anche vedermi come quest'altro personaggio, non so se qualcuno lo conosce. Wolf. Winston Wolf di Pulp Fiction. Lui che fa risolvere i problemi. Spero di non trovarmi a risolvere i problemi, vogliamo risolvere problemi. Che tipo di problemi? Problemi delle aziende, quindi vogliamo usare la matematica per risolvere problemi tipicamente di tipo business, e poi vi farò degli esempi, però in sostanza vogliamo creare prodotti innovativi per i bisogni pratici delle aziende, quindi in pratica fare un servizio di consulenza in qualche maniera, chiamati di fronte a un problema reale, noi ci ingegniamo per trovare una soluzione che con l'uso della matematica quindi fornisce un apporto di tipo di ottimizzazione oppure di organizzazione di logistiche o anche uno che è un trend che fa tantissimo adesso, che è quello dei big data, delle grandi dati. E parallelamente vogliamo portare avanti una ricerca indipendente su quello che sono problemi comunque pratici che possono sempre interessare alle aziende o alla comunità, e quindi da proporre e presentare più un vasto numero di persone. Per esempio, un problema che ci è stato presentato effettivamente da un'azienda era il seguente: questa azienda fa manutenzione per le stazioni di servizio, qualsiasi tipo di problema di manutenzione che può andare da difetti della nostra benzina, delle macchinette, delle carte, insomma. E cosa facevano loro per gestire le richieste di intervento? Si dovevano affidare a un call center, il quale a fine giornata raccoglieva tutte le richieste di intervento, da appunto poi inoltrare a un gestore del servizio e successivamente quindi poteva avvenire la manutenzione. Questo con un certo spreco di tempo, di denaro, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del call center, e quindi ci è stato chiesto di pensare a una soluzione di questo problema. Noi ci stiamo lavorando e abbiamo per esempio tra le tante idee abbiamo pensato questa, che è anche interessante da presentare, che per esempio il gestore della stazione di servizio può, tramite un semplice SMS, che è una tecnologia alla portata di chiunque, quindi senza dover interagire con problemi di compatibilità, sistemi per le cellulari, semplicemente un SMS opportunamente strutturato può facilmente venire ricevuto da un dispositivo. In questo caso noi abbiamo pensato di
di soliti realizzato con Arduino, magari poi se qualcuno interessa ve ne parlo. E questo è Arduino, è una piattaforma di prototipazione, come vedete minuscolo, ha le dimensioni di una carta di credito, ed è contiene un microprocessore e svariate altre cose, tra cui insomma dei pin su cui se è possibile poi collegare sensori o attuatori con quali possono essere motorini o altro. In questo caso è una scheda GSM che riceve gli SMS. E questo sistema poi appunto è in grado di interpretare questi SMS e di a sua volta gestire un elenco di priorità di intervento delle stazioni, appunto nelle stazioni di servizio, che può essere comunicato istantaneamente ai manutentori. Questo perché ho fatto questo esempio? Un po' perché c'entra il tema dell'innovazione di cui si parla tanto oggi. Oggi si parla tanto di innovazione su più livelli, open innovation, frugal innovation, ne abbiamo sentite tutte. Ma che cos'è l'innovazione? Non c'è bisogno di costruire chissà quale macchinario, quale nuova tecnologia al di fuori della portata di chiunque per fare innovazione. L'innovazione oggi si può fare anche con queste piccole schede che costano 25 euro, credo. L'importante è quindi è a questo punto è l'idea. L'idea può essere può diventare appunto qualunque cosa grazie a queste nuove possibilità. Per fare altri esempi di cui siamo venuti in contatto, per esempio un altro problema che ci è stato sottoposto è stato quello dell'analisi di dati di una struttura alberghiera che aveva necessità di decidere quali tipi su quali tipi di clienti puntare. Quindi per esempio tramite alcuni algoritmi si può pensare di appunto fare una selezione, dividere in categorie automaticamente i clienti in base allo storico delle presentazioni precedenti, oppure anche pensare al mondo del business digitale, delle piattaforme di vendita, per esempio quelle di Amazon, che fornisce una piattaforma di vendita che si chiama Amazon Marketplace, su cui ovviamente chiunque si può iscrivere, paga ovviamente un fee, una tassa, e manda le proprie merci nei magazzini di Amazon, ovviamente a un costo. Quindi si può pensare di realizzare una piattaforma per ottimizzare questi costi di questi venditori. Va bene, chi siamo? Siamo tutti quanti, siamo passati qui da questo dipartimento di matematica. C'è Stefano Franco, che ti ha parlato prima, che è anche presidente di matematica. Costa di Palacev, anche lui ha studiato qui, attualmente dottorando all'Università di Monaco, e poi ci sono io che sono stato presentato. Sei veramente cattivo. Io sono cattivo. Vabbè, è stato un po' complicato, però non mi riesco a essere cattivo. Vorrei finire con una citazione che trovo, non la citazione ma il caso, diciamo. Interessante, che è quello di Geoffrey Hardy, che era un matematico a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che si vantava, non si vantava, insomma in qualche maniera si voleva rassicurare di non aver fatto nulla di utile con la matematica. Cioè diceva, la matematica, quella vera, non è utile, non ci prendiamo in giro, non serve a niente. E vabbè, è comprensibile questo atteggiamento anche perché insomma lui parlava un po' negli anni a cavallo tra le guerre e si preoccupava un po' anche di creatori della bomba atomica, di pulirsi la coscienza. Ha scritto questi pensieri in Apologia di un matematico, che è un libro molto bello. E vabbè, poi ovviamente le cose sono un po' cambiate. Anche lui lavorava alla teoria dei numeri, che poi in realtà è diventata utile anche per le applicazioni di crittografia, quindi non
si può mai sapere dove arriveremo, insomma. Però anche volendo usare la definizione di Albi, se la matematica non è utile, noi vogliamo invece fare una matematica utile, e se vogliamo usare una parola diversa, la matematica con la H che accogliamo Stefano. Quindi la matematica è utile, può essere utile. Grazie.